parte dell'intervento della relazione. Si sente, sì. Ma dunque, intanto io sono d'accordo con le cose che ha detto Marco Mori sulla questione della Costituzione, sull'importanza del referendum 2 ottobre. Cercherò di sviluppare un ragionamento attorno alla questione del CNR. Allora, chi mi conosce sa che io in questi anni non è che mi sono opposto al CNR, semplicemente ero un po' titubante, perché abbiamo fatto anche, non noi, noi abbiamo fatto una discussione seria, anzi dopo voglio leggere quello che noi abbiamo scritto 2 anni fa e che è di estrema attualità, però capitava di sentire un ragionamento sul CLN molto superficiale, no? Qualcuno pensava anche ci mettiamo insieme quelli che siamo e siamo il CLN. Ora, storicamente lo sapete tutti cosa è stato il CLN e questo riferimento non nasce a caso. Un CLN, un organismo che possa svolgere la funzione di guida della lotta per la liberazione nazionale, definiamola così, perché la sigla è quella, nasce solo nel vivo della lotta, così come è accaduto nel 1943, non è nato prima. La cosa interessante è che i tempi si stanno stringendo e che quindi questa questione oggi, più di ieri, non che fosse stata la discussione ieri, non sto dicendo questo, ma oggi assume obiettivamente una concretezza diversa. Il passaggio della Brexit è un passaggio storico, non solo perché andrà evidentemente sui libri di storia, questo mi pare chiaro, ma per le conseguenze che potrà avere, che ancora non siamo in grado di valutare appieno. Sapete come ci presentavano l'Unione Europea? Ci presentavano l'Unione Europea come un qualche cosa che sì, aveva 1000 difetti, era perfettibile, andava riformata, migliorata, ma sicuramente sarebbe avvenuto. Quello che certamente non sarebbe avvenuto era che qualcuno potesse uscirne, perché l'idea era di un organismo che doveva crescere sempre di più. E a me piace citare una frase, perché è particolarmente demenziale, che pronunciò una persona importante, che sta anche a capo dell'Europa, e cioè Romano Prodi, che ebbe a dire a un certo punto che l'Europa si ingrandirà sempre più, un giorno arriveremo a Vladivostok, quindi l'inclusione addirittura della Russia. Mi sembra che qualche problema invece sia nato sulla Manica. Ora, questa cosa avrà delle grandi conseguenze, la discussione di questi giorni lo dimostra, ma io voglio solo qui fare dei flash, degli accenni, che però ci sono utili a capire il momento che stiamo vivendo per poi ragionare appunto sulla questione di CNR. Francamente la cosa che più mi ha impressionato, non che non fosse prevedibile, ma nella misura, l'odio di classe che è venuto fuori, l'odio per i popoli, l'odio in generale per la povera gente, una cattiveria mai vista. Hanno vinto sì, ma sono quegli stronzi delle periferie, brutta gente, gli anziani, togliamoli il diritto di voto, torniamo al voto per censo. Ma guardate che ci siamo vicini, ci siamo vicini a questo, sembrano mostruosità, ma non signori, queste mostruosità ce l'hanno dentro, attenzione, una cattiveria incredibile, addirittura una cattiveria con gli inglesi. Questo francamente chi di noi poteva averlo previsto? Ma gli inglesi sono persone sempre invece, che in genere vanno anche a bombardare con gli americani, che sono bravi di sicuro, però gente che c'è il senso dello Stato, che paga le tasse, che non fa casino allo Stato, non si può dire, ma insomma, cioè, brava gente, no? Oggi sono diventati dei farabutti, gente da cacciare dalla comunità umana. Cioè ci sono delle cose che dovrebbero far riflettere. Juncker che dice subito fuori, che vuol dire subito fuori? C'è la tua legge, il trattato di Lisbona, l'articolo 50 dice quelle che sono le modalità e dice anche che uno Stato ha il diritto di uscire attraverso l'applicazione delle proprie leggi. E allora? Oppure a Farage, cosa ci fai qui? Ma siamo mai visti?
cioè, ma capite cos'è l'Europa? Sì, è isteria che dimostra la difficoltà in cui si trovano, senza dubbio, hanno perso la testa, però dimostra anche il grado di decisione, ecco, ci dice quando sarà duro lo scontro che ci aspetta, mettiamola così. E credo, e questa è la seconda osservazione banale sulla Brexit, la Brexit è una spartiacque. Dopo quello che è successo, il non scegliere un campo, e non è possibile, non ci può essere più ambiguità, per cui quella sinistra che sta lì e traccheggia e dice beh no, il nazionalismo, però poi a colpa di Juncker, non ha senso, bisogna comunque schierarsi, pur sapendo quelle che sono le reali forze in campo, è mica che non lo sappiamo quali sono le forze principali che in Gran Bretagna hanno portato all'uscita. Altra osservazione veloce, la Brexit ci parla in qualche misura, in misura certamente confusa, dei blocchi sociali, cioè comunque ci parla di una polarizzazione sociale, quello che dicevo, è da un certo livello di reddito si vota in un modo, sotto un certo livello di reddito si vota in un altro, è chiaro che non è solo il reddito, è la sicurezza, le prospettive occupazionali e così via, è una semplificazione, ma l'importante è capirci. In sostanza, a fronte di questa precipitazione, perché è una precipitazione, io vorrei farvi osservare che qui i fatti si susseguono con una rapidità tale che a volte è anche difficile fare la fotografia esatta. Ma a memoria vostra, quando l'avete mai visto un paese europeo annullare le elezioni precedenti e convocarne di nuove perché ci sono state delle prove? Io ho fatto uno sforzo, ma io non me ne ricordo. Io non me ne ricordo, dice la prima volta nella storia austriaca, sì, può darsi anche quella austro-ungarica, ma a me sembra in quella europea, perlomeno dal 45 in poi. Io non me ne ricordo di casi di elezioni annullate. Allora, e che cosa ci indica però? Ci indica la fragilità di un paese che pure è un paese perfettamente allineato con la Germania, di cui si è sempre parlato soltanto bene sostanzialmente, eppure hanno fatto i propri. Ora noi non è che c'è simpatico Hofer, evidentemente, però è il segno di una crisi profonda in un paese che non è tra i più importanti, ma non è neppure tra gli ultimi. Allora è chiaro che rispetto a questo noi dobbiamo pensare in grande, perché se noi non penseremo in grande, quando dico noi non intendo le nostre modestissime forze, sto parlando più in generale di chi ha capito certe cose e vuole agire, di chi ha capito qual è la vera partita. Se noi non penseremo in grande, si autoavvererà la profezia dei sinistrati. Qual è la profezia dei sinistrati? È semplice: il mondo è un gran brutto russo. Sostanzialmente, no? Allora, è chiaro che qui c'è il dominio delle oligarchie, ci sono i banchieri. Lo descrivono peggio di quello che lo posso descrivere io, da questo punto di vista, quindi ve lo risparmio. Però quelli che vogliono rompere con l'Unione Europea, che pure è terribile, è tremenda, leggete proprio Fagis, questo cretino, ora vogliamo dire, no? Le lettere, che ha scritto un intervento su Gaia che io credo che una persona con la quinta elementare si vergognerebbe, e lui l'ha scritto. Una cosa folle, cioè ha descritto l'Unione Europea come una gabbia, una cosa terribile, però bisogna starci dentro. E malafede non è credibile. C'è chi nasce schiavo e chi nasce libero. Va bene, lasciamo perdere le giuste superpresi, sono secondarie. Però è per capire come ragionano questi. Allora, loro dicono, sì, è vero, l'Unione Europea è questa roba, ma chi si oppone è nazionalista, è xenofobo e così via. Ed è vero che ci sono forze con quelle caratteristiche in Europa, appena accennato all'Austria, ma non è soltanto l'Austria, evidentemente. È vero. Ma allora noi che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? E questo non ce lo sanno dire, mentre sappiamo quello che fanno loro. E cioè che di fatto sono contro la Brexit, sono schierati, alla fine lo dice Boghetta, che è ancora iscritto, dirigente di Fondazione Comunista, ammette che questa sinistra alla fine sta sempre con il nostro amico di classe, sostanzialmente. Ecco,
quindi bisogna cercare di pensare in grande, e il CLN è uno degli elementi, non l'unico evidentemente, per pensare in grande, perché se non si pensa in grande non si risponde efficacemente a un tema che è l'arma principale del nostro avversario, che è un tema che è largamente irrazionale, ma non per questo non è reale, e si chiama paura. Come si risponde alla paura? Si risponde con un progetto e con una forza, cioè io mi contrappongo, ci sono delle forze reali che si contrappongono e ho delle idee per uscire da questa situazione. Allora è chiaro che la questione CNN diventa concreta, perché noi abbiamo visto che i poteri oligarchici, quando serve, si uniscono, sono molto uniti. E perché noi non dovremmo cercare di unirci? E guardate che se è vero quello che diciamo, io penso di sì, ovviamente, che il processo di disintegrazione dell'Unione Europea è in corso, dobbiamo anche accelerare, perché non possiamo assistere passivamente. Fra l'altro, ancora un riferimento alla Gran Bretagna, guardate che il fatto che le forze che hanno sostenuto il Brexit siano divise fra di loro e anche un po' confuse, no? Questa cosa dentro il Partito Conservatore e così via. Certo, non è che agevola poi il sostenere lo scontro con le forze opposte. Hanno vinto il referendum, ma hanno delle grosse difficoltà politiche. L'altro elemento che ci dice che parlare di CLN è assolutamente fondato è la gravità della situazione economica e sociale, ma su questo non mi soffermo per ragioni di tempo, perché credo che tutti avete chiaro che non c'è nessuna ripresa in corso, che il rimbalzino che c'è stato è una cosa assolutamente insignificante dopo 8 anni di crisi, e che siamo dentro di fatto a una situazione di stagnazione dove per la maggioranza della popolazione non ci sono prospettive di miglioramento delle condizioni. Ma io credo che parlare di CLN ha senso anche per un altro motivo, perché noi siamo quelli che vogliono uscire dall'Unione Europea, che vogliono uscire dall'Euro, ma sbaglieremmo, perché in giro c'è anche chi pensa questo, che sia sufficiente venire via dall'Euro e poi in qualche maniera le cose si sistemano. Il problema che abbiamo di fronte non è soltanto di questo tipo, non è solo di tipo monetario, neanche solo di tipo economico. Noi dobbiamo pensare a un grande processo di ricostruzione democratica della società, e quindi è chiaro che ci vuole un fronte che sappia candidarsi alla guida del paese, perlomeno per un periodo provvisorio, appunto, per vincere la paura e per proporre un programma che sia credibile. Ora, i riferimenti del CLN io credo che debbano essere due fondamentalmente, le basi su cui costituire un CLN, fermo restando che il CLN nascerà quando ci saranno le condizioni, però noi oggi stiamo riflettendo su questo, stiamo ragionando, ci portiamo avanti col lavoro, diciamo, cerchiamo di capire in una discussione che appunto non è solo nostra, qui c'è Marco Mori, ci sono altre cose che sono interessate a discutere di questo. I due elementi sono, uno è stato detto abbondantemente, la Costituzione, questo è il riferimento, le ragioni le ha spiegate Marco, io sono d'accordo, e anche Ugo ha insistito molto su questo punto, perché c'è un profondo sentire degli italiani, talvolta forse anche esagerato, ma questo è un parere mio, sul fatto che la Costituzione italiana è un qualche cosa di bellissimo e che non si deve assolutamente toccare. E allora utilizziamolo questo terreno, cioè Ugo dice, no, piuttosto che andare su un terreno più complicato utilizziamo un riferimento che c'è già, che è forte, è sufficientemente forte, ci dà delle indicazioni che possono in questa fase, diciamo così, bastare. È chiaro, noi parliamo di Costituzione del 48, perché la Costituzione è stata già cambiata, è stata già violentata, in particolare con la norma sul pareggio di bilancio. Il secondo elemento qual è? È il programma. Un CLN ha un programma, ha degli obiettivi. Liberare l'Italia da che cosa? Fondamentalmente è chiaro che il CLN che noi abbiamo in mente è un CLN per riconquistare la sovranità non solo monetaria ma anche nazionale, che significa sovranità popolare e democratica, l'abbiamo detto 100.000 volte e non ci insisto. Noi un programma ve lo voglio leggere brevemente perché
Appunto, queste cose le abbiamo scritte 2 anni fa, no? E come vedete, sono, ora leggo solo dei pezzi, ma per dare l'idea, no? Allora, noi scrivemmo 2 anni fa: scopo del CLN sarà dunque quello di ritornare ai principi e ai valori costituzionali, di liberarci dei collaborazionisti al potere, per arrivare ad un governo d'emergenza. Quindi il CLN vuole arrivare al governo del paese, se no non è un CLN, per via democratica, quindi arrivare al governo d'emergenza per via democratica, che dovrà applicare solo poche ma incisive misure. E qui si indicano le misure di tipo economico. Ora vi salto un attimo. Alla fine di questo discorso si dice: una volta riconquistata la leva della sovranità e messo in sicurezza il paese, il CLN avrà compiuto il suo compito e quindi i cittadini potranno liberamente scegliere il loro futuro, quale tipo di società si riterranno più giusta. Riconquistata piena sovranità, l'Italia potrà e dovrà verificare la possibilità di un'unione con altri popoli fratelli che a loro volta si saranno liberati dalla gabbia dell'Unione Europea. Questo per dire come intendevamo già 2 anni fa il CLN. Io su questo francamente mi riconosco al 100%, non ho niente da aggiungere. Quali erano i punti del programma? È chiaro, questi sono punti di natura squisitamente economica e sociale, ci sarebbero anche altri, perché pensiamo che il compito del CLN fondamentalmente sia quello, e abbiamo già visto come pensiamo che nel CLN ci siano forze che possono anche avere visioni del mondo diverse, e quindi che finita quella fase ognuno torni a giocare il suo ruolo. Bene, al primo punto noi mettevamo l'uscita dell'Italia dall'Eurozona, quindi era ovviamente la disdetta di tutti i trattati fondanti dell'Unione Europea, l'emissione della nuova moneta, l'uscita dall'euro. Al secondo punto mettevamo altre misure economiche, quali la nazionalizzazione della Banca d'Italia e del sistema bancario. Guardate questo punto come è attuale, come sarebbe attuale se ci fosse la forza politica per sostenerlo in questo periodo, e il controllo sui movimenti di capitale. E poi mettevamo la questione occupazionale, il raggiungimento, una politica economica volta al raggiungimento della piena occupazione, l'elaborazione di piani di lavoro garantito sempre per raggiungere il medesimo obiettivo. Io credo che il CLN nasce su questo, fondamentalmente, per liberarsi, perché questi obiettivi non sono praticabili stando nell'Unione Europea. Non sono praticabili stando nell'Unione Europea. Questo lo dobbiamo mettere nella testa delle persone, è chiaro? Poi ci sarebbero difficoltà a praticarli magari anche dopo, perché non è che si fa così e si raggiungono gli obiettivi, ma sicuramente questi obiettivi non sono praticabili stando dentro. Bene, della questione del blocco sociale si è già detto, ma noi dobbiamo ragionare su questo, no? Perché il CLN si può costruire su vari livelli per varie vie. Ci sarà un livello politico, ci sarà un appello ai singoli, a tutte le persone di buona volontà, ci sarà un terreno sociale. Noi dobbiamo cercare di parlare e quindi di aggregare tutti quei settori sociali, siano essi di lavoro dipendente, disoccupati, lavoratori precari, ma anche i lavoratori autonomi che non ce la fanno più, piccoli imprenditori che sono nelle stesse condizioni, che da 8 anni a questa parte, partendo da 8 anni a questa parte, hanno cominciato a non vedere più prospettive per il loro futuro. A volte non è semplicemente una questione di reddito, come dicevo prima, semplificando un po', ma è anche un discorso di prospettive per sé, per i propri figli, per la propria famiglia, per un futuro in generale, della società, nel suo insieme. Questi settori noi bisogna cercare di unirli. Ora io non entro nel dettaglio perché porterei via troppo tempo, ma sicuramente è un lavoro che dobbiamo cercare di fare. E poi dicevo, è giusto trovare la forma per rivolgersi a tutte le persone che sentono la gravità del momento a cui siamo giunti, perché ce ne sono in giro, non pensate che non ce ne siano, e queste a volte prescindono anche dalla condizione sociale in senso stretto. Poi c'è il terreno politico. Il terreno politico, ricordate le forze che stavano nel CLN, erano forze di varia natura. Addirittura il CLN abbandonò il tema della discussione sulla forma dello Stato, se doveva essere repubblicana o monarchica, proprio per non rompere l'unità che si era determinata. Quindi è chiaro che un CLN deve puntare anche a delle alleanze politiche
larghi. Qui abbiamo due problemi. Il primo problema, noi pensiamo che esista una destra democratica in questo paese? Esiste, è probabilmente la parte minoritaria, però esiste, possono essere singoli, possono essere correnti di pensiero e così via. Il nodo lì è il liberismo, perché il liberismo effettivamente è incompatibile con la Costituzione repubblicana e quindi lì sarà un terreno di confronto serio. La seconda questione riguarda il Movimento 5 Stelle. Pensare a un CLN oggi, facciamo domattina, bisogna fare il CLN perché la situazione precipita, è ovvio che il Movimento 5 Stelle deve essere la forza centrale, perché se no siamo sulle nuvole, no? E qui c'è un altro problema politico che non è meno serio di quello che si pone con i settori della destra, e cioè il nodo dell'autosufficienza, che il Movimento 5 Stelle si concepisce come autosufficiente. È una stupidaggine colossale che porterà a fare degli errori enormi, che porterà a battere le corna, ma attenzione, perché loro si spaccano le corna ma fanno del danno anche a noi se se le spaccano. E quindi questo è un serio problema di rapporto con il Movimento 5 Stelle, perché invece si capisca che non potrà essere così. L'ultima cosa che voglio dire, poi un'ultima parte la posso anche saltare perché l'ho fatta già anche troppo lunga, è questa. È chiaro che noi pensiamo al CLN come uno strumento per uscire dall'Unione Europea, questo è il suo compito. Se riesce a far che uscire non significa solo che vai lì a Bruxelles e glielo comunichi, no? Come farà il successore di Cameron. C'è da gestire la fase di passaggio, che non è delicata, eh? Noi l'abbiamo sempre detto, uscire dall'euro è necessario. Ma non è una passeggiata, eh? Attenzione. Qui ci vuole un governo che abbiamo definito di emergenza popolare che gestisce tutta quella fase lì. Quindi il compito è quello e non lo dobbiamo neanche allargare troppo. Però secondo me non lo dobbiamo neanche restringere troppo. Perché? Perché un CLN che avesse, che desse di sé un'immagine minimalista, quasi tecnica, cioè bisogna compiere questi gesti perché sono quelli necessari, non avrebbe probabilmente la forza necessaria per avere il consenso della maggioranza della popolazione. Perché io credo che invece noi dobbiamo rilanciare anche una visione che riguarda il futuro. Sì, nel CLN ci saranno forze con visioni diverse, inevitabilmente, ma noi dobbiamo lottare perché se il CLN nascerà riesca anche a proporsi come soggetto che lavora per una società basata su alcuni principi, che sono poi quelli di sempre: principi di fratellanza, principi di solidarietà, principi di uguaglianza, che poi possono essere realizzati, declinati in varia maniera, ma il messaggio ci deve essere, perché altrimenti avremo una risposta a un livello troppo basso rispetto a quello che ci propone l'avversario. Io penso di fermarmi qua, anche se vabbè, posso prendere forse 2 minuti. Mi hai 5 di tempo. Va bene, no, ma me ne basta meno, no? Cioè alcune idee che secondo me noi dovremmo riuscire a lanciare. E quando dico noi, in questo caso qui penso al CLN perché, o alle forze che lavorano in questa direzione, perché soltanto noi magari che lo diciamo già. I messaggi arrivano anche a seconda della forza di cui dispone chi li lancia. Il primo messaggio: gli italiani rifacciano l'Italia, cioè un appello al popolo perché torni protagonista. Basta lamentarsi, va bene? Basta lamentarsi, è chiaro? Perché noi non possiamo sempre, solo, esclusivamente. Noi siamo tra quelli che credono nella possibilità di riscatto di questo popolo, ci credono, che si battono contro l'autorazzismo. Parentesi, immaginatevi se una cosa come quella delle elezioni presidenziali che è successa in Austria fosse successa in Italia, no? Sarebbero tutti a ridere sugli italiani. In Italia però non è successo. Quindi abbiamo questa impostazione, abbiamo fiducia in questo popolo, se no non lanceremo queste proposte. Però basta lamentarsi e bisogna agire. Un appello all'azione, a essere protagonisti, perché solo così potrà essere ricostruita una nuova società. Quindi gli italiani rifacciano l'Italia, ma essendo protagonisti. Seconda cosa, noi insistiamo molto sui temi dell'economia
il CLN nasce appunto principalmente, a nostro giudizio, con un programma che si incentra su questo. Ma il problema appunto è ricostruire la società. Io ora avrei bisogno di tempo per argomentare questo punto, perché in realtà il liberismo non è che ha prodotto soltanto dei danni per cui tanta gente è più povera, sta peggio e così via, ma ha prodotto una disgregazione sociale profonda. Quindi ci vuole anche la capacità di far vedere che questo è possibile, che è possibile anche una politica certo ispirata al bene comune, e che quindi noi ci occupiamo del terreno economico, ci battiamo su quei temi, ma perché abbiamo in mente l'altro obiettivo che è più importante. Terza ed ultima questione, una panità, ma che non ce lo dobbiamo dimenticare, perché appunto qui ci dicono che c'è il pericolo della guerra perché viene giù l'Unione Europea. E se invece il pericolo della guerra ci fosse proprio perché c'è questa Unione Europea che non decide a sciogliersi? Perché se ci fossero delle classi dirigenti responsabili, dovrebbero prendere atto dell'errore fatto, tremendo, di aver costruito una costruzione che non sta in piedi. Sì, qualcuno magari penserà, sì, dal loro punto di vista in realtà funziona perché determina questi risultati, ma fino a un certo punto. Fino a un certo punto, perché voi pensate che loro non ci credevano agli Stati Uniti d'Europa? Fondamentalmente ci credevano, solo che poi si sono resi conto che non è possibile, ma hanno interesse a mantenere in piedi questa impalcatura per evidenti interessi economici, ma anche perché questa classe dirigente, che peraltro è di bassissimo livello, se venisse giù l'Unione Europea, verrebbe giù anche lei. Vi è chiaro questo? Allora, cosa? I generali, no? I generali combattono le guerre, ma molte volte i generali sono quelli che vanno a trattare la resa, vanno a firmare l'armistizio, dicono ci siamo sbagliati, bisogna salvare il salvabile, o no? Allora abbiamo che i generali mediamente sono migliori dei politici, fondamentalmente. No, ora vabbè, è chiaro che il generale agisce su ordine del politico, e poi agisce anche perché se prendi le bombe in testa è effettivamente una certa spinta all'azione esiste. Ma, a parte ora queste divagazioni, oggi le classi dirigenti europee, se fossero veramente responsabili, dovrebbero sciogliere l'Unione Europea, altro che ricattare con la guerra. È la loro situazione che porta alla guerra. Ma avete mai visto un odio come negli ultimi anni tra i popoli europei, tra tedeschi e italiani, tra greci e il resto d'Europa, ora addirittura con gli inglesi, che veramente nessuno se l'aspettava. Allora, noi dobbiamo rilanciare il principio che siamo per la fratellanza tra i popoli, ma proprio perché siamo per la fratellanza tra i popoli siamo per distruggere l'Unione Europea, perché l'Unione Europea è uno strumento che ha creato, che ben il caso inglese, odio tra i popoli. Finito.